mamma. Biancaneve e il cacciatore. C'erano una volta, in un paese lontano lontano, Biancaneve e il principe Antonio, che vivevano felici nel loro castello. Un giorno il nano Asso andò da Biancaneve. Principe, Biancaneve, devo dirvi una cosa importante. Dimmi, amico mio, di che cosa hai bisogno? Ebbene, oggi, di ritorno al castello dalla miniera, siamo andati nelle nostre camere per riposare e improvvisamente abbiamo sentito una voce strana. Aiuto! Allora siamo andati tutti insieme a vedere. Abbiamo attraversato un corridoio lungo e stretto. Siamo scesi per le scale e abbiamo visto... Che cosa avete visto, Asso? Una prigione. E dentro la prigione, un cacciatore. Davvero? Potrebbe essere il cacciatore che mi salvò la vita. Deve averlo imprigionato Ella perché disobbedì ai suoi ordini. Biancaneve e il principe corsero alla prigione di cui Asso aveva parlato loro. E immediatamente liberarono il cacciatore. Grazie per avermi salvato la vita. Biancaneve, sarei rimasto rinchiuso qui dentro per sempre. Intanto, al di là del regno, nel punto più fitto del bosco, si trovava una statua di pietra. E dentro vi si trovava intrappolata la malvagia regina Ella. Dankov viveva lì accanto sotto una tenda ricavata da 4 pali e uno straccio. Sotto la tenda tentava di consultare un libro di magia alla ricerca di un incantesimo per liberare Ella dalla pietra. Incantesimi sull'invisibilità, formule contro la nebbia, per la giovinezza. La giovinezza potrebbe essere interessante. Ok, comunque... Ehi, haha! Eccolo, deve essere questo, l'ho trovato. Dankov uscì dalla tenda, staccò un ramo da un albero e iniziò a scuoterlo usandolo come una bacchetta magica. Presto sarete salva, mia regina! Apra rompi pietra! Da pietra a umana, da umana a regina! Ta-da-da! La statua di pietra cominciò a sgretolarsi. Stava succedendo qualcosa di magico e fu così che Ella diventò un'enorme lumaca e cominciò a strisciare verso Dankov con le sue antenne viscide. Ma lui si accorse subito di aver commesso un terribile errore e corse nella tenda per cercare un nuovo incantesimo. Che disastro! Vediamo un po' cosa posso fare. Finalmente trovò una nuova formula e con quella cominciò a scuotere il ramo verso la lumaca. Ecco fatto! Questa volta Ella si trasformò in una rana grandissima. Dankov, terrorizzato dalla rana, corse di nuovo dentro la tenda. Oh, no, di nuovo! E cominciò a parlare da solo con il bastone ancora in mano. Ma guarda un po' in che guai ci hanno cacciato quei maledetti nani. Non funziona nessun incantesimo. Né hocus pocus di pocus di hocus pocus. Né abra rompi pietra, roccia spacca roccia, blocchi di pietra, nani balzani. Ma le parole che Dankov stava borbottando erano in realtà le parole di un altro incantesimo. E proprio in quel momento i nani che si trovavano nel giardino del castello improvvisamente diventarono di pietra. Biancaneve, il principe Antonio e il cacciatore rimasero sorpresi. Oh no! Oh, miei cari nani, è terribile! Che cosa vi è successo? Vi prego, dite qualcosa! Oh, sembrano vittime di un incantesimo. Allora Biancaneve corse nella stanza in cui Ella teneva il suo specchio magico e lo interrogò.
Specchio, specchio che sei nelle mie mani, dimmi cosa è successo ai 7 nani. Su ogni nano, principessa bella, Dankov ha lanciato un incantesimo da molto lontano, mentre cercava di liberare dalla statua di pietra la regina Ella. Oh, e adesso sai dirmi come possiamo porre fine all'incantesimo e liberare i miei amici nani? Sì, Biancaneve. Per annullare la maledizione, devi trovare una pagina del libro magico che fu strappata e nascosta nel bosco. Biancaneve allora pensò di rivolgersi al cacciatore. Lo convocò nella sala del trono e gli parlò della pagina del libro degli incantesimi, chiedendogli se fosse in grado di trovarla per salvare i nani. Sono veramente fiero di potervi aiutare, mia principessa. Sarà un onore salvare i vostri amici nani. Il cacciatore si preparò e si mise in viaggio. La sua missione era trovare quella pagina mancante dove c'era scritta la formula dell'incantesimo per salvare i nani. Nel frattempo, Dankov aveva notato che nel libro degli incantesimi mancava una pagina. Magari l'incantesimo di cui ho bisogno si trova proprio in quella pagina. Devo andare a cercarla. Anche se in realtà non aveva la più pallida idea di dove potesse essere. Sotto questo sasso? No. O forse qui sotto? Ma la pagina magica non si vedeva. Non molto lontano, la pagina apparve arrotolata e appesa al ramo dell'albero dei desideri pieno di nastri colorati. Dankov e il cacciatore si incontrarono nello stesso posto dove erano andati con lo stesso scopo, trovare la pagina. Si fissarono l'un l'altro. Dankov era un po' spaventato, ma poi entrambi videro la pagina appesa all'albero dei desideri. I due si trovavano alla stessa distanza dall'albero. Per raggiungerla dovevano battersi l'un l'altro in velocità. Dankov iniziò a correre veloce per quanto le sue gambe piccole e tozze glielo permettessero, mentre il cacciatore ebbe un'idea migliore. Tese il suo arco e lanciò una freccia. Com'è veloce quel piccoletto! Guardate un po'! Dankov era così veloce che superò quasi la freccia, ma si distrasse a guardarla e non vide dei sassi che si trovavano sul suo percorso e inciampò. La freccia lo superò e riuscì a conficcarsi in mezzo alla pagina strappandola dall'albero. Avrei dovuto studiare l'incantesimo della giovinezza. Danko aveva fallito di nuovo. Il cacciatore afferrò in tutta fretta la pagina e corse al castello. Biancaneve prese il foglio dalle mani del cacciatore e andò subito dai nani di pietra. Statue di pietra dei 7 nani! Diventate così dall'oggi al domani! Prendete vita adesso stesso e lasciate per sempre il duro sasso! I nani cominciarono poco a poco a divincolarsi dalla pietra e poi, uno dopo l'altro, furono completamente liberi dall'incantesimo. Prima Asso, poi Melenso, timido, furioso, jolly, curioso e pigro. Oh, che bello! Siamo di nuovo liberi! Grazie, principessa! E grazie anche a te, cacciatore. Io ho dormito come un sasso perché eravamo di pietra. Biancaneve e i 7 nani furono molto contenti di essere riusciti a spezzare l'incantesimo e riportare nel castello gioia, serenità e pace. Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found happiness in this forest. My little friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope.
good little heart.